Ciao a tutti, ho trovato una nuova videocamera, vediamo come funziona, spero che si senta bene, almeno così di sicuro non vedete solo il mio faccione ma avete una visuale un po' più ampia. E di cosa vi parlo? Vorrei parlarvi un po' di bambini e di come i loro volti appaiono nei nostri telegiornali, sulle prime pagine dei giornali. Beh, inizio col segnalarvi, che vi metto anche in descrizione il link, a uno degli interventi di Vauro durante la trasmissione Piazza Pulita sulla 7, in cui, beh, guardatevelo, comunque lo riassumo, in pratica il senso era che i bambini, le morti dei bambini sono sempre tragiche, però è davvero brutto quando sono usate a fini propagandistici per mettere in risalto, anzi, come giustificazioni per ulteriori bombardamenti o guerre, come è avvenuto. Tra l'altro in quella trasmissione si parlava del lancio di missili in Siria, una base aerea del governo siriano, sapete, quei 59 mi pare missili Tomahawk lanciati da una portaerei, no, da un lanciamissili americano, da Trump, diciamo. E ecco, quello che non si è detto in quella trasmissione è che io trovo molto curioso e avrei voluto che fosse sottolineato, è che quei missili là, alcuni di quei missili hanno causato anche vittime civili, 9 civili sono morti, di cui 4 bambini. Sarebbe stato abbastanza tema della trasmissione ricordare questo, ma nessuno l'ha fatto. Allora, introduco il mio argomento, che è quello dei bambini, dei volti dei bambini usati nei telegiornali e sui giornali, perché penso che tutti di voi avranno visto, magari non vi ricorderete, ma vi metto adesso l'immagine qui sul video, la foto di quel bambino che è stato salvato dalle macerie in Siria l'anno scorso, era seduto sul seggiolino all'interno di un'ambulanza, ecco, un bambino bellissimo, anche questo, e questo ha fatto proprio il giro di tutti i mezzi di informazione, era sulle prime pagine di davvero tutti i giornali, e davvero una foto ben riuscita, perché il bambino che ti guarda diretto negli occhi non può non suscitare forti emozioni, e quindi tutti a chiedersi: ma chi è questo mostro che mette i bambini in queste condizioni? C'è poi però un'altra foto che è stata pubblicata in alcuni giornali, che però non ha avuto nemmeno lontanamente, non ha goduto di questa popolarità, ecco, come la prima foto, che invece riguarda un bambino un po' più grande, di 12 anni, che, beh, scusate l'argomento, ma parlo sempre di cose così brutte, ma questo bisogna dirlo, insomma. Questo bambino è stato decapitato, su internet si trova il video, tutto. E è stato decapitato, dico brevemente, dai cosiddetti ribelli moderati, islamisti moderati, in Siria, l'anno scorso anche questo, e era un gruppo, tra l'altro, un gruppo di ribelli sostenuto dagli Stati Uniti, che però mi risulta dopo questo evento hanno smesso di supportare questo gruppo. Ecco, è un bambino che voi non avete, che non ha goduto della stessa popolarità dell'altro, non tanto perché fosse più grande, ma perché era un sostenitore di Assad. Sembra anche fosse un bambino guerriero, cioè che effettivamente combattesse. Io non credo che questo dovrebbe in alcun modo giustificare la sua morte, o peggio ancora il trattamento, il modo in cui è morto. Tra l'altro questo bambino supplicava i suoi
aguzzini affinché lo uccidessero con un colpo di pistola senza farlo soffrire tanto, ma invece così non è andato. Gli hanno tagliato la testa dopo averlo deriso un po', umiliato. È un bambino che, io vi metto la foto, e vedrete, cioè, non è meno bello dell'altro, un bambino bellissimo anche questo. E cos'è successo con la storia di questo bambino? Beh, è successo che alcuni giornali, incluso anche la BBC, hanno pubblicato la storia di questo bambino, però con un'importante differenza che adesso vi segnalo, che la stragrande maggioranza dei giornali, dei siti di informazione che hanno pubblicato la foto di questo bambino ne hanno oscurato il volto, l'hanno sfocato. In pratica si vede una macchia grigia dove c'è il suo volto. Perché? Questa è la domanda che vorrei che ci ponessimo. Forse per la privacy? Forse perché era un bambino brutto? Perché l'altro bambino invece è stato mostrato, l'altro bambino tra l'altro è ancora vivo, quindi a maggior ragione sarebbe stato da difendere, da proteggere la sua privacy. Questo è morto ormai, cosa vuoi farci? Perché l'hanno oscurato? Perché non dobbiamo vedere il suo volto? Ecco, secondo me è perché quando tu vedi un volto si stabilisce un legame emotivo, la reazione emotiva è più forte. Quando tu non vedi un volto, vedi la macchia grigia, quello per te è un numero, è un nome a cui non riesci a collegare una personalità, e in te non si formano quelle emozioni forti, quello sdegno che dovrebbe formarsi. Invece questo bambino è un bambino normale, un bambino bellissimo. Quando vedete le foto, foto e notizie di bambini, soprattutto di bambini, perché sono i bambini che vengono usati in questo modo, cercate di non farvi prendere dall'emozione, perché questo è quello che vogliono. Queste foto sono spesso addirittura montate per suscitare questi effetti. Se volete essere empatici, siate empatici anche con i numeri, perché ci sono moltissimi bambini in Siria, e non solo in Siria, che muoiono o senza che voi nemmeno lo sappiate, oppure in modo che oppure le loro morti vi sono riportate semplicemente come numeri, come quei bambini che sono morti qualche giorno fa in Siria, che erano stati evacuati con le loro famiglie da una città assediata dai ribelli, e durante il tragitto un'automobile è riuscita ad attirare la loro attenzione, offrendo patatine fritte gratis ai bambini. Quando loro sono arrivati, l'automobile è esplosa, causando circa 200 vittime civili, di cui un centinaio bambini. Cosa si può fare? Mi si dicono i numeri perché le foto non ce le mostrano. Ecco, dicevo prima, foto un po' montate ad arte. Fatto curioso sarebbe, voglio dire, se avendo il tempo di investigare tutte queste cose se ne scoprirebbero tante davvero. Per questo dico, sembra difficile crederci, ma c'è una propaganda fortissima dietro. Ecco, vi dico solo che il fotografo che ha scattato la foto al bambino sull'ambulanza, quella che ha fatto il giro del mondo, è un fotografo amico di quel gruppo di ribelli che hanno sgozzato la testa all'altro bambino. Mi pare che si fosse fatto un selfie con loro. A chi vogliamo credere? Ecco, è molto facile creare una foto che susciti emozioni forti.
stiamo ben attenti, perché i bambini vanno difesi sempre, sempre e comunque. E il fatto che il bambino sull'ambulanza non fosse ferito, se voi ci pensate, quello era un bambino che stava bene, aveva qualche goccia di sangue qui, ma che nemmeno gli grondava, lui si è toccato e si è guardato la mano e ha visto che c'era qualche goccia di sangue. Ecco, confrontare questo con un bambino a cui è stata sgozzata la testa, per carità, sono tutti drammi, chissà, magari l'altro bambino ha perso la famiglia. Però ecco, attenti a non farvi manipolare, perché le foto, specialmente dei bambini che ti guardano sugli occhi, inevitabilmente suscitano emozioni fortissime. E quando non le vedete, forse dovreste chiedervi perché non vi vengono mostrate. Vabbè, questo è tutto, vi saluto, buona giornata.